Le parole sono importanti, molto importanti, soprattutto se esse sono l'unico o il principale strumento per comunicare idee, opinioni, sentimenti o stati d'animo. Ed è quindi essenziale saperle e volerle usare nel migliore dei modi. È davvero facile fraintendere le parole o usarle in maniera frettolosa e superficiale, dimenticando che anche una singola parola può avere un potere eccezionale. Può emozionare, colpire, offendere, se non addirittura escludere o discriminare. Scegli sempre con cura le parole, anche quando usi social network, ed applica le semplici regole del manifesto della comunicazione non ostile. Virtuale è reale. Dico, scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. Si è ciò che si comunica. Le parole che scelgo raccontano la persona che sono, mi rappresentano. Le parole danno forma al pensiero. Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso. Prima di parlare bisogna ascoltare. Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura. Le parole sono un ponte. Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri. Le parole hanno conseguenze. So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi. Condividere è una responsabilità. Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare. Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare. Gli insulti non sono argomenti. Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi. Anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere, taccio.